Ciao e bentornati sul canale. In questo video vi farò una haul dei miei prodotti preferiti di Lush. E chi di voi mi segue da un po' sa che quando vivevo a Londra ho lavorato per un breve periodo di tempo da Lush nella stazione di Waterloo e poi ogni tanto cambiavo negli altri store. Tra l'altro, mentre lavoravo lì c'era stata una competition tra noi dello store e ogni persona del negozio doveva vendere quante più maschere possibili in una settimana, e come premio c'era una visita alla fabbrica di Lush, che è stata una delle esperienze più belle lavorative, la fabbrica di Lush a Poole, dove appunto producono tutti i prodotti fatti a mano. Ci hanno fatto anche fare delle cose a noi, come le balistiche, i saponi, ci hanno fatto vedere come li realizzano. È stato davvero molto istruttivo e molto bello vedere come realizzavano le cose, quindi ho visto ho toccato proprio con mano la realtà di questa azienda, che secondo me è una delle più belle, delle realtà più belle in cui lavorare. L'ho detto in vari video, anche in questo precedente, che Lush è stata premiata come una delle aziende più belle per cui lavorare. E infatti devo dire che io mi sono trovata benissimo, come vi ho detto è stata una delle esperienze più belle, e raramente un'azienda ti fa sentire una persona importante, ti fanno sentire tutti un numero e dopo un po' ti scocci e vuoi lavorare per te stesso, come poi ho deciso io, che dopo vari lavori, un po' di lavori in giro per l'Europa, ho deciso di mettermi in proprio e di realizzare il mio sogno contando solo su me stessa, perché appunto, come vi dicevo, a volte ti senti un numero, non c'è tanta meritocrazia, specialmente in Italia. Invece lì mi trovavo davvero bene, a parte con i miei colleghi, ma proprio per la policy aziendale, c'erano tanti premi, tanti stimoli, era tutto così divertente, non sembrava di lavorare. Forse per questo quando entrate da Lush vedete tutti questi commessi super felici, perché hanno proprio la passione nello spiegarvi le cose. Quindi voglio mostrarvi un po' di prodotti di Lush, i miei preferiti, anche se in realtà devo dire che io li adoro quasi tutti. Questo video credo sarà lunghissimo, spero, cercherò di farlo breve, ma è una cosa un po' difficile. Ho cercato di fare una breve selezione di prodotti, vi parlerò anche di quelli che ho terminato e presto vorrò fare un ordine prima del Natale per fare scorta. Allora, iniziamo da prodotti di Lush che sicuramente sono i più freschi che possiate mai trovare sul mercato, nel senso che molti prodotti, tutti i prodotti di Lush diciamo, sono freschi, sono fatti a mano e hanno una durata, una scadenza molto breve, 3-4 mesi, proprio per permettere al cliente di usufruire appieno di questo prodotto. E il prodotto penso più fresco in assoluto di Lush sono le maschere viso fresche, che sono appunto fatte con ingredienti naturali, cibo, frutta, verdura, super freschi, e durano una settimana. Tra l'altro è possibile averne una gratis con la restituzione di 6 prodotti vuoti di plastica al negozio Lush, quindi quando ne restituite 6 vuoti vi danno una maschera gratis a scelta. Le mie preferite, ne ho 3 qui, cioè Hotfix, Catastrophe Cosmetic. Tra l'altro quando io lavoravo a Londra circa 3 anni fa i nomi erano ancora diversi in tutti i paesi, invece so, e sono molto contenta di questa cosa, che circa un annetto fa, credo, non so bene, non lavorando più all'interno, i nomi adesso sono universali in tutti i paesi e c'è la traduzione tra virgolette, quindi non sto qui a tradurvi tutti i nomi, altrimenti dovrei cercare sul sito, sarebbe un po' un casino. Quindi c'è Hotfix, che è la maschera all'avena, ai cereali. Questa è una maschera per pelli secche, disidratate, pelli che hanno bisogno di forte idratazione. Come ingredienti troviamo tutto fresco, quindi banane, avena, fiocchi d'avena, mandorle tritate. Infatti quando l'applicate la consistenza è proprio quella di uno scrub, quindi va gentilmente a sfoliare la pelle, a pulirla, a idratarla, e in più contiene anche vaniglia, olio di sandalo, contiene anche alcuni oli essenziali, quindi tutti ingredienti molto molto idratanti. Le banane già di per sé sono un frutto super idratante, che infatti Lush utilizza spesso nei prodotti, anche per capelli c'è proprio uno shampoo alla banana, adesso non ricordo il nome. E poi appunto nella maschera fresca, dietro ogni prodotto Lush c'è una piccola frase che richiama il prodotto, in questo caso c'è scritto breakfast for your face, quindi colazione per il tuo viso. Infatti questa maschera credo sia una delle più buone che abbia provato, perché buona nel senso di gusto, viene voglia di mangiarla, perché le altre tendono un po' a seccarsi, magari contengono argilla, contengono
con ingredienti un po' strani. Questa, ragazzi, io non scherzo, con i miei colleghi l'abbiamo assaggiata, cioè l'abbiamo proprio assaggiata tipo un cucchiaino, è buonissima, buonissima, sembra di mangiare una crema di mandorle. Ovviamente con questo non voglio dire mangiatevela, però quando voi l'applicate sulla faccia è una delle poche maschere che non va a seccarsi, resta proprio fresca, non si secca, resta come una crema e... L'odore è fantastico e anche il sapore è molto buono, infatti viene voglia di mangiarla, per questo dice colazione per la faccia, quindi consigliatissima se avete pelli secche e bisogno di idratazione. Poi c'è Catastrophe Cosmetic, che è anche una delle mie preferite, è quella con i mirtilli. Tra gli ingredienti principali quindi troviamo talco, polvere di calamine, che è come se fosse argilla, una polvere appunto che si asciuga sulla pelle e va a eliminare le impurità. Poi ci sono ovviamente mirtilli freschi, olio di mandorle, olio di rosa, olio di camomilla blu e olio di arancia idratante, però più purificante di quella prima, e i mirtilli hanno un forte potere antiossidante, anche un po' disinfettante. Infatti questa maschera era indicata per le pelli con acne, con cicatrici, con la tendenza ad avere brufoletti, punti neri, in quanto pulisce a fondo la pelle. C'è il potere antiossidante dei mirtilli, che sono già antiossidanti di per sé, infatti il succo di mirtilli fa benissimo mangiare i mirtilli, figuratevi metterli sulla pelle. Poi c'è la camomilla, che appunto calma la pelle, e in questo caso i rossori, i brufoli, tutte le infezioni che possono causare appunto acne e brufoli in generale. E poi c'è l'Irish Moss, che è l'alga che appunto va a purificare bene la pelle insieme all'argilla. Questa anche era una delle mie preferite, più che altro per l'odore di mirtilli che mi piaceva un sacco. Poi un'altra che amavo, vabbè, come avete capito le amo un po' tutte, è The Sacred Truth, quindi la verità sacra. Tra gli ingredienti troviamo il miele, la papaya fresca, lo yogurt, uova fresche, burro di karité, olio di cocco, tè verde, olio di lavanda. Questi sono solo alcuni degli ingredienti principali che vi vado a citare. Qualcosa, palletto. C'è. Sono un saluto dal mio cagnolino. La frase dietro questa maschera, non vi ho detto quella di The Secret di Catastrophe Cosmetics, che è disaster averted, quindi disastro avvisato, in pratica che metti al riparo dai disastri. Invece la frase di questa, della sacra verità, è honesty is the best policy, quindi l'onestà è la migliore policy. Questa è una maschera diciamo anti-age, infatti sulla confezione c'è scritto: la verità è che tutti quanti abbiamo bisogno di protezione dall'invecchiamento. C'è anche il ginseng dentro, il tè verde, la papaya, le uova, lo yogurt, il miele, tutti ingredienti super antiossidanti, super idratanti, che fanno proprio bene alla pelle perché apportano una grande quantità di vitamine di cui la pelle ha bisogno. Quindi questa è indicata come maschera anti-age, che ravviva il colorito ed esalta la luminosità del viso. Con questo concludo la parte delle maschere. Passiamo adesso a le creme. Io ho provato varie creme di Lush e le mie preferite sono, per il corpo, Rose Argan di cui vi ho parlato nel video precedente, e poi Charity Pot. Tutto il ricavato di questa crema viene dato in beneficenza. Ha un profumo davvero bellissimo, è super idratante ed ha un profumo di cioccolato, perché se non sbaglio tra i primi ingredienti il cacao. L'altra crema che adoro, che continuo a ricomprare, ve ne ho parlato anche nel video precedente a questo, dei prodotti finiti, è Rose Argan, Regina di Rose, che è una crema fantastica. In realtà è un balsamo corpo, nel senso che loro consigliano di utilizzarla come balsamo corpo, quindi quando finite di lavarvi, di farvi la doccia, consigliano di ancora a pelle bagnata applicare questa crema, massaggiarla e poi risciacquarla, così vi andate appunto a lavare lo strato di crema, avrete comunque la pelle super morbida, per coloro a cui non piace aspettare perché la crema si asciughi. Io invece la utilizzo al contrario, cioè esco dalla doccia, mi tampono leggermente la pelle, quindi a pelle ancora umida prendo un po' di prodotto e lo vado a spalmare sulla pelle. Avendo la pelle umida, questo permette di prendere davvero pochissimo prodotto e questa crema vi durerà davvero una vita. Tra gli ingredienti principali troviamo olio di mandorle, olio di noci brasiliane, vaniglia, burro di karité, ovviamente olio di argan, burro di cacao, olio di rosa, perché appunto il profumo viene dalla rosa, succo di bacche di goji e
olio di geranio. Come potete notare, sono tutti ingredienti super idratanti e anti-invecchiamento. Io sono una grande fan dell'olio di argan e ve lo dico appunto anche nell'altro video. Adoro tutti i prodotti che contengono l'olio di argan, che è un olio utilizzato da secoli, dagli antichi egizi, è un olio dalle molteplici proprietà: idratanti, rimpolpanti, lenitive, anti-invecchiamento, antiossidanti, quindi un'ottima crema di cui io non posso più fare a meno. Un'altra crema corpo, che in realtà è una crema per i piedi, è la crema a piede libero, Fair Trade Foot Lotion, questo è il nome in inglese, e è una crema leggera però molto idratante, e gli ingredienti principali sono appunto la menta piperita, l'olio di mandorle dolci, il burro di cacao biologico, l'olio essenziale di menta verde e menta piperita, quindi sono degli oli molto molto idratanti che lasciano i piedi profumati, profumano di menta, rinfresca, il cacao lascia un odore bellissimo a questa crema, e soprattutto il fatto di avere la menta come ingrediente principale fa riattivare la circolazione, e quando abbiamo i piedi stanchi, ci sentiamo appunto stanche dopo una giornata intera, le gambe un po' appesantite, questa crema è ottima per dare una sensazione di sollievo. Poi, per quanto riguarda gli scrub corpo e viso, troviamo Ocean Salt, che è uno scrub viso e corpo a base di sale marino. Tra gli ingredienti troviamo anche un infuso di uva, sale appunto finissimo, la vodka, questa cosa mi faceva ridere quando la dicevo ai clienti, e estratto di lime, quindi è come se fosse un cocktail da bere, e burro di avocado, olio extravergine di oliva, olio di limone. Il limone appunto ha una proprietà illuminante, quindi illumina tutto il corpo, il viso, ve lo fa sentire ravvivato. Il burro di avocado anche è molto molto idratante per la pelle, e poi c'è appunto il sale marino, che è un ottimo agente esfoliante. Questo è il mio scrub preferito di Lush. Poi vi mostro infine tre prodotti preferiti per le pelli miste o grasse che utilizziamo io e mia sorella. In realtà questo è un top che continuiamo a ricomprare, è il Grease Lightening, il trattamento per i brufoli. Ed è un gel, l'ingrediente principale è l'aloe vera, quindi quando lo erogate esce una cremina gel trasparente che va applicata sui brufoli e permette davvero al brufolo di guarire in magari neanche mezza giornata. Tra gli ingredienti principali ci sono tutti ingredienti riparatori e antisettici purificanti, come ad esempio il timo, il rosmarino, l'infuso di tè verde. C'è anche ovviamente il gel di aloe vera, che è uno degli ingredienti principali, l'acqua marina, l'acqua di mare, che è un agente appunto da solo molto riparatore, infatti quando andiamo a mare e abbiamo dei brufoli la pelle risulta subito più sana. Poi c'è l'olio di lavanda e la mamelide, che in inglese si dice witch hazel, che è una pianta nordamericana da cui si estraggono sostanze con forti proprietà astringenti ed emostatiche. Tutti questi ingredienti che ho citato sono tutti ingredienti riparatori, astringenti, disinfettanti, purificatori. È un'ottima crema per combattere i brufoli e tutte quelle imperfezioni della pelle in poco tempo. Fa davvero migliorare l'aspetto della pelle, non costa neanche tanto e vi dura tantissimo, perché ne basta un po' solamente nella zona che andate a trattare. Le altre cose che vi faccio vedere: io ho provato Dark Angels, che è il mio preferito, è quello lì nero, non so se riuscite a vedere dalla telecamera, praticamente è tutto nero, è come se fosse un sapone, ne va preso un piccolo pezzo e va mescolato con l'acqua tra le mani. Gli ingredienti principali sono il fango, il carbone, perciò è nero, e lo zucchero. Tutto ciò crea un detergente, potere molto assorbente ed esfoliante, e risulta comunque molto delicato sulla pelle, perché lo zucchero si va a sciogliere quasi quando lo mescolate all'acqua. Ottimo per una pulizia del viso, per pulire appunto e deteggere il viso prima di applicare la crema o per togliere alcuni residui di trucco. Gli ultimi prodotti che ho qui in casa e vi vado a mostrare sono le barre da massaggio, e io ne ho tre insieme che le devo staccare perché con il caldo si sono un po' attaccate, e vendono a parte anche una scatolina in cui potete metterle, e io e mia sorella ne abbiamo varie. A parte che sono bellissimi gli odori di tutte, sono delle appunto barre da massaggi, ma in realtà potete utilizzarle anche come creme corpo solide. C'è mia sorella che mi deride dietro la telecamera perché a volte mi impappiro con le parole. Vabbè, sono degli oli da massaggio solidi se non volete portare liquidi quando viaggiate. E
Appunto, vanno applicate sulla pelle, con il calore della pelle si sciolgono e rilasciano quest'olio che poi va massaggiato nella pelle. Questo conclude la mia haul di prodotti Lush, però vorrei dirvi che comunque non vi ho mostrato tutti i miei prodotti preferiti, perché parte di questi non li ho ancora ricomprati, come vi dicevo. Io adoro anche i loro saponi, mi piace tantissimo Sultana, il mio sapone preferito, perché ha un odore bellissimo ed è molto cremoso e idratante, e anche Sandstone, quello con limone e sabbia all'interno, granelli di sabbia, che risulta essere un vero e proprio scrub. Mio padre adora Karma, mi piace anche moltissimo Figs and Leaves, quello con i fogli di fichi all'interno, quindi molti saponi preferiti. Per quanto riguarda la linea capelli, è un'ottima linea perché trovate davvero ogni prodotto per la vostra esigenza. Io ho provato lo shampoo Rehab, che è quello lì che contiene olio extravergine d'oliva, menta e non ricordo quali altri ingredienti, per idratare i capelli e per renderli più forti e sani, e mi sono trovata davvero benissimo. Ne ho provati anche altri, tutti quanti ottimi, come vi dicevo, da scegliere a seconda delle vostre esigenze. E in generale Lush è un ottimo compromesso per quando si vuole viaggiare non si può portare liquido con sé, perché ci sono tutti i prodotti sotto forma solida. Per quanto riguarda invece la linea bagno schiuma, ci sono anche qui tantissime fragranze e ingredienti buonissimi all'interno. Io adoro nel periodo natalizio quasi tutti i bagno schiuma che escono in edizione limitata, come Poncho, Snow Fairy, che ha un profumo di Big Bubble, Poncho che appunto ha un profumo di arancio mandarino, mi ricorda tanto l'inverno. Poi durante tutto l'anno ci sono comunque vari bagno schiuma che mi piacciono tanto, quello a menta, quello con l'odore di arancio. Poi ci sono i jelly, quelle formine gelatinose tipo sapone, che muovete le mani, si muovono tutte, e poi potete utilizzare come appunto sapone solido. Un altro prodotto che adoro sono le ballistiche, che purtroppo io non posso utilizzare qui in Italia a casa perché ho una vasca piccola, la mezza vasca, quindi purtroppo non posso approfittarne, ma quando ero a Londra avevo una vasca intera, ogni settimana mi facevo un bagno, e io adoro le ballistiche e tutti gli altri prodotti da bagno, le barrette di bagno schiuma, che adesso non mi viene il nome. Ragazzi, questo conclude il mio video, non vado oltre perché altrimenti davvero diventa un video lunghissimo. Magari poi quando comprerò altre cose vi farò sapere. Ho anche un balsamo labbra Honey Trap, che è fantastico, però ho dimenticato di farvelo vedere, ce l'ho qui sul comodino, lo metto la sera prima di andare a dormire sulle labbra. Io spero che appunto questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile per farvi comprare dei prodotti di Lush, per appunto ispirarvi se volete comprare qualcosa. Spero di continuarvi a parlare di Lush nel tempo, e spero soprattutto di collaborare con l'azienda che si sta espandendo anche qui in Italia. Infatti sono felicissima di questa cosa, hanno aperto uno store a Milano vicino al Duomo, grandissimo, pochi giorni fa, e io, avendoci lavorato per circa un annetto, comunque ho una grande passione verso questo brand che mi rimarrà per sempre, e quindi mi hanno proprio insegnato a leggere gli ingredienti, a vedere da dove provengono le cose, la ricerca del prodotto, quindi posso comunque anche, penso, trasmettere a voi la passione che mi contraddistingue per questo marchio. Grazie per aver guardato il video, spero vi sia piaciuto, se così è stato datemi un pollice all'insù come sempre, e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, seguitemi sugli altri social che trovate alla fine di questo video. Un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!